Buongiorno, oggi 15 agosto ricordiamo l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ascoltiamo. La Dormitio Virginis e l'Assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Fu Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, a proclamare solennemente per la Chiesa Cattolica, come dogma di fede, l'Assunzione della Vergine Maria al cielo, con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e avere invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza, onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste, in animo e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. La Vergine assunta, recita il Messale Romano, è primizia della Chiesa celeste, è segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. Questo perché l'Assunzione di Maria è un'anticipazione della risurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il giudizio universale. In merito all'Assunzione di Maria, ci dice Papa Francesco, quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa. Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. In effetti, l'umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell'Assunzione di Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha appoggiato i suoi piedi in paradiso. Non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazareth è stato il grande balzo in avanti dell'umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla terra. Ma che una di noi abiti in cielo, col corpo ci dà speranza. Capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto. In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli occhi il motivo per cui camminiamo. Non per conquistare le cose di quaggiù che svaniscono, ma per conquistare la patria di lassù che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il Concilio, brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino. E affinché ci doni la speranza e la consolazione, ci affidiamo proprio alla Vergine Maria che oggi ricordiamo assunta in cielo. Maria, prega per noi.